Ma quello è Goblin! Ci posso credere. Non può finire così. Goblin e Spider-Man terrorizzano la città. E così tu saresti il Goblin. Bella armatura, Jarvis. Schiacciamo questo scarafaggio. Aspetta, Stark! L'hai ucciso. Sistemato. Oh no, non può essere. Ma è Harriet! Dannazione! Non potevi solo ferirla, Stark! Da Goblin c'è da aspettarsi l'inaspettato. Che sarebbe a dire? Aspetta, aspetta! Mi dispiace tanto, Harriet. Se soltanto avessi saputo che eri tu, Goblin, non avrei permesso a Tony Stark di fare fuoco. Condoglianze, Norman. Mi dispiace. Mi sento in colpa. E sono stanco di questa vita. Vorrei tanto essere qualcun altro. Allora che inferno. Forse non è un caso che io sia qui. Chi sei? Finiscila di fare l'eroe. Guardati. Tu sei stanco di questa vita piena di fallimenti. Unisciti a me. Perché dovrei fidarmi di te? Per quando sono diventato Venom, per te è cambiato. Cosa? Ora capisco le parole di Madame Web. La situazione è più grave di quello che pensassi. Se non intervengo questa volta sarà veramente la fine di Spider-Man. Lavatemi 11 due fiumi. Poi avete scoperto che ero Green Goblin e nonostante io non volessi, avete dato retta alla maschera. E guardate ora, guardate dove vi ha portato. Hanno seguito il loro destino. Solo tu sei destinato al dominio del mondo. La tua vita ora è perfetta. Siamo solo noi, Norman. Solo io. Zitto! Zitto! Devi stare zitto! Tu mi hai rovinato la vita! Non capisco. Come ti senti ora? Mi sento diverso. Rinato. Ehi, ma dov'è finito quell'essere? Spider-Man deve staccarsi di dosso il simbionte quanto prima. Mi serve l'aiuto degli altri Spider-Man. Due colonne, ho detto! Salve, Jameson. Sei bravo a dare ordini. Non sono qui per sconfiggerti, ma per darti un'esclusiva. Ma chi cazzo fai? Sono Spider-Man. Sara? Ma dove diavolo è finita? Ciao. Dicono che giri in città una donna gatto, ma io non conosco bene i gatti, io conosco le lucertole. Che ne dici della donna lucertola? Che ne dici? E ne vai? E perché? Non può esserci la donna lucertola.
Ho fatto una domanda, Viziati. Adesso devi stare un attimino più calma. Però, amica mia, devo vedere il tuo utero. Narvis, segna subito sul PC. 37C per 12 cc. Quindi 37 cicli su 12 giorni. Di conseguenza sono 37 ovuli ogni 12 giorni, quindi 37 e 3. Considerando anche un 40% di margine di errore, abbiamo almeno una ventina di probabilità di gestazione. Ci siamo! Chiamatemi subito Norman! Forza, che non lo trovate quel numero, non costringetemi a chiamarlo io, eh! E soprattutto, non costringetemi a dire che Mister Studia Pipistrelli ha fallito, io no. Pronto, Sara, dimmi. So che ti hanno già chiamato, ma non stavo più nella pelle e te lo volevo dire io. Ci sta il discorso che abbiamo sempre fatto, no? Farsi una famiglia, avere dei figli, finalmente noi possiamo! Cosa? Ma cosa stai dicendo? Quante volte ti ho detto che non voglio sentir parlare di bambini, sì, o di figli? Sì, 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 è vero, io in teoria... Sara, rassegnati, tu non puoi averne, fattene una ragione. Ma ora, con la terapia che ho creato, funziona, Norman. Le cellule staminali delle lucertole sono compatibili con un DNA femminile umano. Ma smettila con queste sciocchezze, con questi inutili esperimenti. Norman... No, ti ho detto... Norman... Guarda, Sara, non mi far arrabbiare. Hai visto i nostri esperimenti a cosa hanno portato? Non voglio creare altri mostri. Norman, non mi tradire adesso, Norman... Norman, non rispondo delle mie azioni, no? Ascoltami bene, Sara, hai 15 minuti di tempo per chiudere tutto e tornare a casa. Come? Non insistere, ti ho detto. Norman... Ti do 10 minuti di tempo per riconsegnare subito il badge, altrimenti ti faccio licenziare a calci nel culo, chiaro? Norman, non ti azzardare, neanche... Ma questo è fuori completamente. Pronto, sicurezza? Sono Norman Osborn. Dottoressa Connor! Dottoressa Connor! Apra, per favore! No! Un regalino da parte di Norman. Stronzo! Ma che succede lì? Chi è quello certolone?